Ciao a tutti e benvenuti a Doctor Who History. Stiamo provando a cambiare un po' il format. Io sono Six e vi riassumerò la storia, basandomi sui fatti riassunti da Saki, che trovate sulla nostra pagina Facebook, mentre Five vi parlerà della vera storia a cui si ispirano le puntate. Siete pronti? Andiamo! Per l'appuntamento di oggi parliamo di The Time Meddler, serial successivo a The Chase, che ha visto il ritorno a casa di Ian e Barbara. Sul pianeta Mechanus, invece, hanno incontrato un naufrago spaziale di nome Steven. Nella puntata successiva, quella di cui parliamo oggi, scopriamo che non solo è sopravvissuto, ma si è anche rifugiato di nascosto nel TARDIS. Il dottore e Vicky accettano di buon grado il clandestino a bordo, ma Steven non sembra convinto che la nave possa viaggiare nel tempo. Atterrati nel 1066, l'anno di Guglielmo il Conquistatore, il dottore esplora i dintorni e rimane incuriosito da un antico monastero, rimasto disabitato da tempo e ora occupato da un monaco solitario. Costui, intanto, ha origliato le conversazioni dei viaggiatori con circospezione e interesse, rendendosi poi conto di aver smarrito il suo orologio. Lo troverà Steven, sempre più convinto di non trovarsi davvero nel Medioevo. In effetti, il misterioso monaco sembra fornito di diversi comfort anacronistici, come un binocolo e un grammofono. Quando il dottore visita il monastero, il monaco lo coglie di sorpresa e lo imprigiona in una cella, perché non si mette in mezzo ai suoi piani, ma non avrà il coltello dalla parte del manico ancora per molto. Nel frattempo, una nave vichinga sbarca sulla spiaggia, e i suoi occupanti, l'avanguardia di una flotta numerosa, si scontrano con gli uomini del villaggio. Ma chi è e cosa vuole questo falso monaco, dunque? Proviene dallo stesso pianeta del dottore, ha un suo TARDIS, più avanzato e moderno, e vuole cambiare la storia. Ha posizionato un cannone atomico verso il mare, da cui arriverà la flotta vichinga al completo. Sbarazzandosene, Re Harold potrà vincere la battaglia di Hastings, e i Normanni non conquisteranno mai l'isola. Il dottore tenta di dissuaderlo e si fa mostrare il suo TARDIS, camuffato da sarcofago sassone, dove ritrova Steven e Vicky che per tutto quel tempo l'aveva cercato ovunque. Il monaco sguscia via, si finge alleato dei vichinghi superstiti e li convince a portare una scorta di lanciarazzi fino al cannone, dicendo loro che si tratta di luci per guidare la flotta in arrivo. Ma gli uomini del villaggio uccidono i vichinghi e, quando il monaco torna al monastero, trova una lettera del dottore. Prima di ripartire, ha eliminato il dispositivo di controllo dimensionale del suo TARDIS, così da lasciarlo confinato in quest'epoca, sconfitto e furioso, ora che il suo TARDIS è tanto grande all'esterno quanto all'interno. Adesso lascio la parola a Five. Quando Guglielmo sbarcò sul suolo inglese, l'esercito sassone mosse immediatamente contro l'invasore. Harold sapeva di non poter competere contro la cavalleria normanna e così posizionò i suoi uomini in una solida formazione, ripiegata sulle ali in cima alla collina. In questo modo, i suoi uomini abituati al corpo a corpo e difesi da un insuperabile muro di scudi, avrebbero avuto la meglio sulle truppe normanne. Queste ultime, composte prevalentemente da cavalieri appartenenti alla nobiltà, coperti di elmi e corazze di metallo, avevano il vantaggio di possedere la staffa, che permetteva al cavaliere di rimanere in sella quando colpiva il nemico. Lo scopo di Guglielmo era di far cadere in trappola lo schieramento nemico, trascinandolo in campo aperto, dove la sua cavalleria aveva avuto la meglio sulla fanteria nemica, mentre Harold sperava di riuscire a rimanere arroccato sulla collina. Lo scontro cominciò in mattinata. Gli arcieri di Guglielmo si portarono ai piedi del colle per scoccare i dardi, che però non ebbero alcun effetto. O superavano la posizione dei sassoni o finivano sugli scudi. Entrarono quindi in campo la fanteria e la cavalleria, che però, arrivate e stremate in cima all'altura, non poterono fare nulla contro il muro di scudi e vennero ricacciati indietro.
Nella foga della battaglia, però, un gruppo di sassoni si mise a seguire i normanni e si allontanò dallo schieramento. Essi scesero dall'altura, ma si ritrovarono isolati dal resto del gruppo e furono sconfitti dai normanni. Visto quello che era accaduto, Guglielmo convinse i suoi a fingersi spaventati e, al successivo attacco, quando i normanni cominciarono a ritirarsi, gran parte dei sassoni si gettò all'inseguimento. Scesi dal colle, i cavalieri si voltarono e caricarono sulla scompigliata formazione nemica. Harold era rimasto sul colle con i suoi soldati più fedeli quando, una seconda volta, Guglielmo chiamò in casa i suoi arcieri per scoccare frecce sui superstiti, che si rannicchiarono sotto i loro scudi. Sfortunatamente per i sassoni, una freccia riuscì a passare e colpì Harold a un occhio, ferendolo gravemente. Ciò abbatté il morale dei suoi uomini, che si diedero alla fuga. Solamente gli Ascar, le guardie personali del re, fedeli al loro giuramento di combattere per il sovrano fino alla fine, rimasero sul colle e vennero massacrati dalla cavalleria normanna. Al tramonto, i normanni erano padroni di Selakil. La battaglia si concluse con la vittoria di Guglielmo, che venne creduto morto, a differenza del sovrano sassone, che morì veramente. Dopo la battaglia, divenne re effettivo d'Inghilterra, con il nome di Guglielmo I. In seguito, fece costruire un'abbazia nel luogo dello scontro, per ringraziare Dio della vittoria. Questo è quello che è successo in dettaglio nel serial The Time Meddler e durante la battaglia di Hastings. Ringrazio Six per aver prestato la voce alla parte del serial, Saki per averne scritto i testi. Stay tuned, stay home. E alla prossima dal vostro file.